Sta per iniziare il campionato di Serie B di calcio a 5. Manfredonia C5 in campo dal 7 ottobre con questo 13° campionato nazionale, con l'allenatore della squadra, con Michi Grassi, a fare il punto e quindi a parlare di questa stagione. Tutte le squadre, insomma, debbono essere ambiziose ai nastri di partenza. Chiaramente noi siamo tra quelle società ambiziose come le altre, anche se, come detto, non ci annoverano tra le squadre pretendenti al titolo, ma noi ce la vogliamo mettere tutta per stare più in alto possibile, questo è poco ma sicuro. Un roster comunque molto tecnico, molto qualificato, che potrebbe essere la sorpresa per questo campionato. Sì, noi abbiamo, insieme al direttore sportivo, abbiamo puntato su alcuni giocatori che conoscevamo, come José, che è stato con la, nella Fuente Foggia con me, dove ha vinto un campionato già di Serie B, quindi per noi è stato fondamentale riportarlo qua perché è un giocatore di esperienza. Abbiamo aggiunto altri giocatori tipo Manel, che comunque ha fatto diversi gol l'anno scorso fino alla finale playoff di Serie B col Futsal Ossi, una squadra sarda. Poi abbiamo preso Rodrigo Sperendio, anche se viene dal calcio a 11, ha fatto solo un anno di calcio a 5, però ha delle ottime potenzialità, speriamo li manifesti in campo. E l'altro straniero è il musulmano naturalizzato spagnolo, che noi comunemente chiamiamo Giacomo perché c'è un nome impronunciabile, però ha vinto già il campionato di l'anno scorso col Civitella di Serie B. Anche se era under 21, però ha partecipato fattivamente al campionato di Serie B. L'altro straniero è Evandro, un giocatore che comunque ha sempre giocato nelle giovanili del CAOS Bologna, una società di Serie A, facendo anche la finale under 21 l'anno scorso. Quest'anno siamo coperti anche in porta perché oltre ad Evandro è venuto un ragazzo da Margherita che è altrettanto bravo, ex Salinis, dici bene. E poi stanno tutti questi giovani che stanno crescendo bene, un po' alla volta cerchiamo di portare sempre qualche under 19 nella prima squadra. Infatti la settimana prossima presenzierà all'allenamento anche Antonio, non mi ricordo come si chiama, Moruso, che ha ottime potenzialità, viene dal calcio a 11. Chiaramente si deve lavorare perché quando vengono dal calcio a 11, insomma, hanno tutto un altro impatto con questo calcio a 5, che è completamente, anche se si gioca con la palla, è un altro spot rispetto al calcio a 11. Quindi speriamo di fare bene, abbiamo tutte le intenzioni, la squadra anche dalle prime amichevoli, insomma, sta crescendo bene. Noi siamo convinti delle nostre possibilità. Tanti auguri e in bocca al lupo, ovviamente. Grazie. Patron Matteo Pacilli per Manfredonia C5 con l'ennesimo impegno nel campionato nazionale di Serie B. Tu sei un po' la memoria storica di questa associazione, di questa società sportiva che sta onorando la nostra Manfredonia. Cosa ti aspetti dal prossimo campionato? Intanto mi fa piacere che stiamo allargando un bel po' il nostro gruppo dirigenziale, lo stiamo rendendo più eterogeneo, stiamo cercando di portare nel nostro gruppo persone con mentalità diverse che però hanno voglia di fare tanto bene per questa società sportiva. Le aperture che ci sono state nei confronti di questi dirigenti nuovi, che cito Lino Troiano, Donato Fortunato, che ci si vede già da adesso che ci stanno dando una grossa impulso a far sì che le cose vadano sicuramente meglio. Sono 14 anni, 15, 13 anni, ho perso ormai il conto di quanti anni militiamo in un campionato nazionale difficile come quello della Serie B, e magari al ventennale che arriva l'anno prossimo, visto che è dal 98 che esiste questa compagine, non so, essere pronti per fare il salto di categoria? Magari sì. Beh, allora, sicuramente la squadra sarà protagonista in questo campionato, un ottimo roster organizzato, messo su alla meglio con calciatori di qualità, calcettisti di qualità.
molto tecnici, ci sono gli stranieri, addirittura un musulmano, come ha detto il mister Michi Grassi, quindi un ottimo amalgama per una squadra che probabilmente potrebbe essere una delle protagoniste. In una delle riunioni che abbiamo fatto all'inizio, giusto per conoscerci, sono stato abbastanza chiaro. Puoi essere brasiliano, argentino, quello che vuoi, spagnolo, musulmano in questo caso, però quando abbiamo addosso la maglia del Manfredonia, i colori bianco-celesti devono andare avanti in tutte le sue forme: rispetto, lealtà, onestà, magari un po' di furbizia per cercare di far vincere la squadra, però bisogna ricordarsi che qualunque sia la loro provenienza, la cosa, sono giocatori del Manfredonia Calcio a 5 e quindi per questo andranno incitati da parte di tutti quelli che ci farà piacere che verranno a vedere e ad assistere le nostre gare interne. Magari poi riusciremo pure a portare un gruppo a fare le trasferte fuori, ci farà ancora più piacere. Chiaramente, come ha detto il mister, non siamo tra le favorite perché ci sono roster molto più importanti, molto, che hanno speso molto più soldi dei nostri, però il campo, il pallone rotondo, come si diceva un tempo, chissà, qualche sorpresa, non lo so, non siamo meglio, lavoriamo in sordina, magari raggiungiamo una cosa. L'unica cosa che ci tengo a precisare che bisogna avere un po' di pazienza. Una delle domande che ho fatto a uno dei giocatori più rappresentativi della compagine, ho detto: secondo te a questa compagine, a questa squadra cosa manca? Mi ha detto una sola parola. Io mi aspettavo che mi diceva il pivot, il portiere, mi ha detto un po' di tempo. Un po' di tempo che ci permetterà di conoscere ancora meglio gli schemi del mister e sicuramente i risultati verranno. Beh, allora diamo tempo al tempo. Tanti auguri, in bocca al lupo al patron Matteo Pacilli per questo nuovo campionato. Grazie, arrivederci a Palazzetto. Carmelo Mendola, direttore sportivo per questa nuova stagione della ASD Manfredonia C5, che affronta il suo ennesimo campionato di Serie B, un campionato nazionale, quindi un circuito importante per un roster che è stato organizzato con la finalità di essere protagonista. Sì, abbiamo lavorato da giugno con Mister Grassi per attrezzare una squadra competitiva. Abbiamo fatto una squadra molto giovane perché abbiamo dei ragazzi 96-95, tanti ragazzi e un paio di elementi un po' più grandi. Abbiamo fatto un mix tra un po' di esperienza e un po' di giovanilità. Poi abbiamo dei ragazzi del posto molto interessanti che possono crescere e lavorare bene, in modo che, avendo un vivaio buono in casa, abbiamo una possibilità interna di poter lavorare con i manfredoniani. E niente, sicuramente ci sono delle squadre abbastanza attrezzate come l'Atletico Cassano, come la Tombesi che ha due o tre elementi di Serie A, come la Sagittario, come il Giovinazzo che l'anno scorso è arrivato secondo. Naturalmente noi vogliamo essere protagonisti e cercheremo di fare il possibile per essere competitivi con queste squadre. Un impegno che chiaramente è molto più incessante rispetto agli impegni precedenti. Come ti sei organizzato per questa nuova annata sportiva? Sì, sicuramente io sono stato 2 anni con la Futsaldonia e diciamo a livello di impegni è molto diverso. Anche a livello di giocatori si incomincia a trattare giocatori molto più importanti e un meccanismo molto diverso rispetto alle categorie inferiori. Però è bello poter crescere, cimentarsi, parlare con questa gente, confrontarsi, è importante. Sicuramente all'inizio qualche difficoltà c'è stata, però piano piano siamo riusciti a lavorare in maniera tranquilla, positiva. Infatti su questo devo ringraziare la società che mi ha dato possibilità
con tranquillità di poter lavorare in base a un budget dato, poter attrezzare una squadra. Sinceramente che non vogliamo sbilanciarci, sicuramente cercheremo di trovare subito il prima possibile una salvezza tranquilla e poi cercheremo di puntare, se c'è la possibilità e tempo, a obiettivi superiori a quelli. Bene, mister Mendola, tanti auguri, in bocca al lupo per questo 2017-2018, perché possa essere fortunato. Grazie a voi tutti, buonasera a tutti di nuovo.